Ciao a tutti ragazzi, io sono Agromodernissimo qua in un nuovissimo episodio di Pro Farming stagione 4. Bene, come alcuni di voi avranno visto dallo screen, sono riuscito a far funzionare la Cristo di Zunhammer. Il problema qual era? Allora, c'era la mod, quella del per collegare i tubi, che l'avevo scaricata male, nel senso che il file era corrotto, io non mi ero preoccupato di controllare. E appunto, quindi ho sempre girato pensando di averla funzionante, in realtà non funzionava. Quindi adesso mi vanno tutte le bocchette della mappa. Poi altra cosa, ho provato, mi va la dock station, però non mi va a ricaricare tramite i tubi. Quindi andremo con il tubo di pescaggio, che alcuni chiamano proboscide, ma io non penso che proboscide sia il nome giusto, perché io sinceramente non ho mai visto nessuno che dice proboscide, nessuno, diciamo, nessun libretto, nulla di ufficiale. Quindi lo chiameremo tubo di pescaggio. Yeah! Ok. Allora, qua l'ho già messo a posto. Adesso faremo R per iniziare a ricaricare. Ho già portato un bel po' di liquame già dal biogas. Ho già fatto un altro viaggio, quindi siamo arrivati circa a 60.000 puliti di appunto di liquame. Ho già svuotato buona parte della vasca, ora abbiamo solo più un 50% della vasca al biogas. Mi aspettavo rendesse di più, siamo solo a 192.000, è vero che abbiamo speso anche parecchio in mezzo, perché comunque speso per il tubo di pescaggio, speso per quello, per quell'altro. In effetti qualcosina gli abbiamo tolto, però io sinceramente mi aspettavo di più. È vero che siamo in modalità difficile, vabbè, vedremo come riusciremo a cavarcela. Poi di là abbiamo il fan che sta andando su e giù ad arare. E niente, noi inizieremo, nonostante questo casino che ho in camera, a liquamare ed arpicare allo stesso momento. Allora, una volta che siamo qui, cioè, da adesso in poi ci sarà in descrizione il pack con tutte le mod. Tutte le mod che sono possibili mettere in un pack. Per esempio, quelle di Ago non ci sono, perché non è possibile mettere nel pack. La testata da foraggio del Dominoni non c'è, perché è per donatori, eccetera, eccetera, eccetera. Nulla, questo tubo di pescaggio ha bisogno del fast coupler, che trovate sempre nel pack o comunque in alcune mod, o lo trovate singolo, comunque è l'aggancio rapido. E nulla, allora noi, una volta che abbiamo questo, selezioniamo il tubo di pescaggio, ok, teniamo premuto alt, no, così, ok, e poi abbassiamo tutto il tubo, sì, non troppo, perché tanto poi dopo lo dovremo di nuovo tirare su, vabbè. Ok, ora andiamo. Guarda, c'è gente che urla in casa mia, va bene lo stesso. Dio, io non mi immagino se quest'estate mi prenderò appunto il microfono professionale, come vi avevo detto. Probabilmente riuscirete a capire più o meno tutto quello che succede nella mia famiglia, perché saranno tutti che urleranno e voi sentirete perfino il vicino che cosa dice. Quindi prego i gentili componenti della mia famiglia di non urlare e di chiudere le porte, due, ecco. Allora, arriviamo qua, selezioniamo il nostro erpice, X lo apriamo, e poi via, mettiamo la prima, iniziamo pure. Ehi, c'è qualcosa che non va. Forse non li ho. Che? Okay. Accendi. Non mi lascia. Cosa c'è qua che manca? Solleva. C'è qualcosa che non va? Non mi sta ricomando.
Io che speravo che fossero finiti gli smadonnamenti. Probabilmente è qualche cazzatina che io non. Oh, finalmente. No, lo stava mica buttando. Forse sì. Non lo butta. Adesso vediamo di fare un attimo. Però vedete, c'è l'animazione, però non lo vuole buttare. Attenzione. Ah, ho capito io cos'è. Porca paletta. Se non attacchiamo il cardano. Oh, caspiterina. Forza, 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 forza. Qua sta già buttando. Sbrighiamoci. Dai. Sì, qua sarà un po' un supplizio passare con il John Deere, che alla lo scriddella entro solco, quindi ogni solco entra e esce. Sembra che farà un po' di freestyle o qualcosa del genere, ma va bene lo stesso. Sì, anch'io scemo che mi scelgo pure la zona in cui ci sono anche i solchi. Va bene lo stesso. Ovviamente la mod non ha. Cioè, questa. La zona Hammer non ha l'automatico, quindi dovrò farmelo tutto io. Vediamo se con la 2 va anche. Sì. Basta che rimaniamo moderati. Che figata questo. Giusto? Sembra una di quelle scene horror. Sta arrivando il mostro. Ah, basta, togliamo questo visuale che non capisco più un'emerita mazza. Ho fatto abbastanza. Beh, sono andato un po' curvo, ma va bene ugualmente, dai. Ok, mi sa che. Cioè, l'inspector cosa dite, ragazzi? La teniamo oppure no? Perché io sinceramente non me ne faccio molto alla fine. Tanto andare a controllare. E che occupa tanto dello schermo. Io non vorrei che. Tipo. Guardate adesso, se io apro questa e apro anche questa e questa, ditemi voi se è bello vedere Agro Moderni che gioca così. Capite il senso della cosa? Io preferirei tenere meno ad possibili, perché comunque secondo me, anzi, si potrebbe anche giocare così. Proviamo qua in fondo, limitiamo. Cioè, non so se avete capito il senso. A me non dispiacerebbe neanche giocare così. Però, secondo me gli ad servono, perché comunque così almeno voi capite anche qualcosa. A che velocità vado, eccetera. Solo quello. Allora. Oggi sono andato dalle parti di Torino, cioè più precisamente a Chieri. Non so se c'è qualche mio fan di quelle zone lì. Comunque, sul tragitto pieno di gente che faceva fienagione, e mi è venuta anche voglia di far fienagione su farming. Quindi mi sa che prima o poi dovremmo anche far fienagione su farming. Sapete cosa ci starebbe bene qua? La GPS mod, devo metterla. Mi sa che mi risparmierà tanto di quel lavoro. Che tra l'altro io ho già recensito, ragazzi, la GPS mod, quindi vi consiglio di andare a vedervi il video, lo trovate sempre sul canale. Allora, poi per quanto riguarda altre notizie, vabbè, c'è, ieri sera si è concluso, per voi che state vedendo di lunedì, si è concluso il contest di Pro Farming. Sono arrivati 4-5 video su YouTube e uno esterno. E nulla, li vedremo penso o domani o, per voi che state vedendo il video di lunedì, o domani o dopodomani. E gli ho già visto qualcuno ad occhiato, ma non mi sbilancio ancora nulla, perché devo ancora vedere gli altri come se la sono cavati. Comunque c'è qualcuno che ha avuto veramente delle bellissime idee. C'è chi si è limitato a non mettere neanche musica né nulla, solo ripreso eccetera. C'è chi ha voluto fare, non so, di avere tutte le diverse fasi eccetera, e nulla. Allora,
Andiamo qua alzando. Mi sa che sono già. Infatti. Ok, allora chiudiamo. E ci muoviamo verso il container. Iniziamo ad aprire il tubo di pescaggio. Ok, qua come al solito c'è un po' da lavorarci su, ma vediamo se già me lo prende. È dentro. Allora R, iniziamo a riempire. Intanto direi di riempire di nuovo questa, che tanto qua ne abbiamo. Allora stacchiamo il tubo da qui. Qui, seconda connessione, andiamo qui, ci mettiamo. Okay. Start. Start. Questa mod è bella, è realistica e complicata, ma mi sta sempre portando sempre più problemi. L'altro, ecco, infatti. Ok. Now. Selezioniamo di nuovo il tubo di pescaggio. Alt. Sorry, l'altro. Ok. Andiamo ad arpicare di là. Allora, penso che andremo a fare ancora un punto, ancora una gira con la botte. Poi stop l'episodio, anche perché siamo a 15 minuti. E,
E nulla, poi se rimarrà qualche parte che magari non è ben di qua a Malta, passeremo con il nostro, con la nostra narratrice. Allora, teniamo vertice. E ora possiamo andare un po' più veloci. Per il prossimo episodio penso che metterò la GPS modo, così almeno vedete anche un po' il lavoro automatizzato. Allora, andiamo anche un po' così. E nulla, la zona Amber era da un po' che la volevo mettere, perché in realtà, cioè, sapevo che era molto realistica, ci avevo anche già giocato. Però d'altronde, se uno deve starci dietro, va bene se si è in 2 o 3. Perché da soli comunque rimane il fatto che deve sempre esserci uno. Cioè, da solo devi fermarti e andare a utilizzare la botte grande, poi devi andarti a riempire con questa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi rimane sempre un piccolo problema. Allora, probabilmente prima o poi ci prenderò bene la mano e riuscirò a far tutto. Tutto bene. Adesso ovviamente sono le prime volte dopo tanto tempo che non utilizzavo più questa botta, quindi mi dispiace tanto per aver fatto questi 2 o 3 episodi in cui praticamente il soggetto principale era cercare di risolvere i problemi alla zona Amber e provare, quando poi in realtà era colpa di un download andato male. Vabbè, va bene lo stesso. Allora, intanto qua siamo al 50%, ok, quindi c'è ancora tempo per fare 2 giri. Allora, intanto ragazzi, volevo dirvi che momentaneamente sono di nuovo stoppate le richieste per lavori grafici, perché comunque ne ho già ricevute di nuovo tantissime e adesso cerco di smaltirle. Quindi penso che magari poi con la fine della scuola o altro si riapriranno. Adesso c'è un attimo di tempo per ristabilizzarmi. E comunque ci tengo a ringraziare tutti quelli che donano al canale e alle sue spese future. Allora, nulla ragazzi, inizio a salutarvi così almeno chiudiamo l'episodio. Da Gnomedarni è tutto, come al solito vi ricordo di lasciare un voto per farmi capire come vi è sembrato anche questo video, lasciare un commento se volete darmi suggerimenti su mod, future acquisti eccetera, o semplicemente sulla tecnica che ho utilizzato nel video. Da Gnomedarni è tutto, ciao a tutti ragazzi.